E bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio esortarvi, prima che appunto il video cominci, a lasciare un bel mi piace perché questo video è ricco veramente di miglioramenti per quanto riguarda il mio personaggio e ce ne sono praticamente per tutta la durata del video, quindi vi invito ad arrivare fino alla fine. Non sto a rompervi l'anima ancora e quindi vi lascio direttamente al video. Spero che comunque vi piaccia. Ciao a tutti ragazzi. E benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere dalla mia interfaccia, ci sono delle piccole cose per i più attenti che sono diverse effettivamente. Come potete vedere, infatti, ci sono diverse spell, come per esempio l'Avatar o il Battle Cry. No, il Battle Cry c'è sempre, ho detto una cazzata. Come per esempio lo Shockwave, che diciamo nella mia interfaccia non ci sono praticamente mai state. Siccome ho da poco finito praticamente le daily quest, quindi possono, le world quest, anzi, posso andare a prendere la ricompensa. Quindi noi prendiamo il voletto e andiamo subito a prendere la nostra cesta che sicuramente non conterrà uno stracazzo di niente. Ah, visto che siamo quasi arrivati, intanto vi aggiorno alcune cose. Allora, i preparativi per il Games Week come vanno, ragazzi? Siete pronti? Ci vediamo tutti su per quei ragazzi che mi hanno detto che ci incontriamo su. A me ha fatto molto piacere, non vedo l'ora sinceramente di incontrare, spero, qualcuno che mi conosce. Per me sarebbe una cosa veramente fighissima. La spada di K è assolutamente una sborrata. Allora, prendiamo sta quest. Ok, queste. Vaffanculo, non c'ho il coraggio nemmeno di guardarle perché non c'ho voglia. Pronti? Attenzione però, eh. Ah, innanzitutto ci ha dato tipo 700 gold. E quello va bene. Poi ci ha dato una bella chest, Titanforged. Artifact Power, ok. Sempre per i più attenti avrete potuto notare che ci sono anche dei pezzi che non sono consoni alla mia skin, cioè tipo questa. L'elmo che ho trovato a culo l'altro giorno è 8,65, quindi è abbastanza discreto per il mio, considerando il mio equip generale. È 8,65. E poi ho fatto anche gli altri cambiamenti che adesso nella mia Skyhold vi faccio vedere. Ok, siamo al nostro Skyhold. Allora adesso, cazzo, io. Ragazzi, dovete scrivermi come cazzo si fa. A parte che io sono Orda, però vabbè, vorrei tanto questa skin sul paladino. Io voglio assolutamente sapere come si fa ad avere la replica di questo set. Cioè, è veramente il set mio preferito da sempre. Ok, tolta questa interruzione. Andiamo un attimo qua, raccogliamo le nostre cose. Cazzo, sono imbecille, non ci ho messo. Ah, sono un coglione. Allora, mettiamo un attimo le nostre cosine. Siccome voglio portare su i miei follower a un livello alto, insomma, al livello più alto di tutti, mi sto sbrigando. Cioè, prendo principalmente tutti questi potenziamenti che danno in modo che riesco a portarli ad un item level abbastanza alto. Stamattina sono veramente ciaccio a parlare, non ce la faccio. Ok, siamo finiti i follower. Allora, partendo dall'equip, praticamente allora l'elmo di prima va bene. Comunque non ho messo i socket praticamente da nessuna parte perché ancora devo vedere quali sono i più giusti, eccetera. Comunque li metterò questi giorni. Allora, questo è praticamente il pezzo più alto che ho. Ok, l'ho preso tipo 2 giorni fa a culo dal World Boss poi. Questo l'ho preso Raid Finder ieri. Questo l'ho preso in questo momento. Questi pure sono nuovi, l'ho presi 2 giorni fa e devo mettere il socket. Un altro aggiornamento importante è sull'arma, che ha aumentato un po' di più l'item level. Lo so che sicuramente alcuni di voi che stanno guardando questo video, lo so, vedete l'item level tipo al 200.000 io, però non c'ho culo in queste cose per niente, non raido. Il mio punto debole è questo, che non riesco a cambiare, perché 20 item level è pietoso, è pochissimo. Ce l'ho tipo dal livello 108 sta cosa e non riesco a cambiarlo. Però in compenso ieri sono riuscito a prendere questo. E mi si è pure data un forgiato. Poi sono arrivato qua. E il mio obiettivo è arrivare qui perché praticamente il Colossus Smash per il Warrior è una parte importantissima. Tornando all'equip, questo pure è un pezzo importante, l'ho preso sempre 2-3 giorni fa. Questo uguale me l'ha dato una World Quest. E poi qua praticamente cadiamo in un baratro perché i pezzi sono tutti a cambiare, specialmente questo che mi fa piangere solo guardarlo, piangere. Però un'altra parte importante è che praticamente ho cambiato la maggior parte dei talenti. Perché praticamente ho visto che quando andavo in instance o in raid, il mio DPS faceva cacare il cazzo. Mi sono chiesto perché. Ho guardato le spec di alcuni warrior, ho chiesto a un gentilissimo warrior che se mai guarderai questo video, ti ringrazio moltissimo, che si è messo lì con la pazienza e mi ha spiegato praticamente quali erano i talenti più giusti, quali erano quelli sbagliati, come più o meno impostare la rotation, quando usare le spelle e come. Non mi sto a fare l'elenco di tutte le spelle, per i warrior ovviamente che vogliono copiarsi questa scelta di talenti possono tranquillamente farlo bloccando questa immagine. Comunque il succo del discorso è che dovete giocare moltissimo sul vostro Mortal Strike, che praticamente è la spell principale che fa danno, sfruttando il Focused Rage che va ad aumentare il danno del Mortal Strike. Dovete fare tutto
tutto questo mentre siete sotto il Colossus Smash, che è praticamente la spell che va a incrementare enormemente il danno, il 63% io già, ma se voi avete una mastery più alta, la percentuale di danno che fate in più si va ad aumentare. Vi faccio vedere il danno che faccio prima sul Dummy normale e poi sul boss. Faccio cacare, ve lo dico subito, cioè nel senso, non faccio DPS alti nemmeno morto, sia perché devo capire ancora bene come impostare la rotation, e sia perché non ho equip, perché, cioè, dove cazzo vado con 848 item level di arma? E poi, cioè ragazzi, item level che ho è questo. Lo vedete voi, sono sincerissimo e non nascondo niente. Quindi la teoria è che voi ovviamente startate di charge, sparate subito il Mortal Strike e iniziate a sommarvi subito gli stack di Focus e Rage. Appena avete il Mortal Strike pronto, però dovete utilizzarlo. Come vedete invece che il Colossus Smash va praticamente down, se lo avete disponibile lo dovete utilizzare immediatamente. Nel momento stesso in cui, come in questo caso, ecco, adesso mi è proccato. Comunque nel momento stesso in cui non l'avete più, dovete utilizzare come adesso l'abilità dell'artefatto, così che avete ancora il Colossus Smash da poter utilizzare. Ovviamente il Battle Cry va sempre utilizzato una volta che lo avete, sempre. È in parte divertente perché quando avete i GD accesi all'inizio vi partono certi crit mostruosi. Per quanto riguarda invece lo Slam, va utilizzato praticamente da quando avete il 50% di rage in più, perché sennò vi trovate in certi momenti che avete una rage veramente bassa. Il consiglio che vi do io è di mettere praticamente il Focus and Rage e il Mortal Strike attaccati, o quasi, comunque due tasti che ci arrivate molto facilmente, e soprattutto di controllare di non accumulare Focus and Rage a caso, nel senso che se ne avete 3 stack non andate più in alto, perché sennò sprecate rage. Vabbè, dopo considerate che ovviamente con l'equip il Colossus Smash broccherà di più e voi farete sempre più danni. Comunque l'avatar fa fare veramente tanti tanti danni in più. Adesso vabbè, cliccato, non mi ammazzate perché ho cliccato. Se avete culo e non rotation mi brocca, vedete, cioè io tipo con la spec di prima me lo sarei sognato di crittare tipo 850k, 900k, non l'avrei mai fatto. Ma questo perché è l'avatar che ara i culi. Vabbè, basta, avete capito che comunque questo DPS che faccio non fa schifo, cioè. Sono andato in Raid Finder, stavo tipo 16esimo. Ma purtroppo è perché il War soffre molto nelle cose AOE, diciamo. Sì, ho il Wirewind, ho lo Shockwave, ho il Cleave e il Blastorm, diciamo. Solo che inevitabilmente non è come prima che mi sparavo tutti i GD e poi partivo in Blastorm e facevo un botto di danni. Adesso diciamo che deve essere sempre combinato. Dovete usare il Blastorm quando utilizzate la spell dell'artefatto, così che tutti i mob che avete intorno hanno il Colossus Smash addosso e fate veramente un macello lì. Quindi li stunnate, fate l'artefatto e poi il Blastorm li fate un macello. Ma se non giocate questa combo, insomma, voi mi direte perché hai cambiato questa spec? Perché praticamente voglio buttarmi più sul PvE per adesso, perché comunque riesco a fare più qui, comunque ho meno control perché non ho lo Stormbolt per esempio, però c'ho lo Shockwave che in certe situazioni è molto più utile, per esempio nei 3 contro 3 che voglio sperimentare. Se c'è qualcuno ragazzi che vuole fare arene, specialmente un healer, perché io senza un healer schioppo male, oppure se c'è qualche team 3 contro 3 che vuole magari fare qualche arena, io ci sono, me lo dite, ci troviamo, lo facciamo. E poi comunque perché ho visto che bene o male l'equip non esiste più come prima, che chi aveva l'equip più UP era più forte in PvP e era più scarso in PvE. Adesso quelli che sono mostri in PvE possono tranquillamente arrivare a rating alti in PvP, perché non c'è tutta questa grossa differenza di equip, quindi non c'è questa necessità di differenziare l'equip. Comunque adesso proviamo anche qua, visto che tanto ci stiamo. Proviamo tipo adesso usare l'artefatto perché non ho più stack. Devo ammettere che è molto monotasto così il Warrior, devo ammetterlo. Però inevitabilmente da quello che ho sentito tutte le classi sono un po' monotasto adesso. Quando non avete purtroppo il Colossus Smash addosso, vedete che i danni vanno a picco, perché appena ce l'avete dovete utilizzarlo subito. I danni che vi fa fare in più sono veramente troppo importanti. Comunque ragazzi, non sto a continuare perché tanto il DPS scenderebbe di più, e praticamente ci saranno una 20-25k IPS di differenza, perché questo è come se fosse un boss. E faccio 120k adesso, mi sono fermato un paio di volte. Comunque 120k faccio sul coso e 140 sull'altro circa. Considerate adesso non sto in instance, non sto da nessuna parte. In instance vi dà quel piccolo bonus di danni e vita eccetera, e lì arrivo, sì, arrivo a 145k su un mob normale. Sono arrivato tipo anche a fare, l'ho visto prima, tipo su un instance 200, picchi di 200, insomma. Però inevitabilmente devo cambiarmi questa merda qui. Se non cambio questa merda, ragazzi, già che lo prendo con una runa normale, minimo prendo 20 item level, che arrivo a 8,65, così andrebbe benissimo. E poi devo arrivare almeno 8,50 item level, 8,55, perché quel warrior che mi ha assistito ha detto che c'aveva tipo 20% in più di mastery di me, e capite che è
tanto, veramente tanto. Quindi ragazzi, spero che questo breve video di aggiornamento vi sia comunque piaciuto. Non ho fatto instant roba del genere perché comunque le farò nei prossimi giorni, non è un problema. Adesso comunque io perché parto stasera a mezzanotte, devo andare al Games Week e ci sto sabato tutto il giorno e domenica tutto il giorno. E quindi praticamente sabato e domenica non avrò tempo di registrare i video perché sono lassù. Però comunque lunedì appena torno sicuramente farò un instant e un ride con questa spec. Quindi lo vedrete lunedì o martedì massimo comunque. Quindi vi ringrazio comunque per la visualizzazione e ricordate questa faccia perché è la mia maglietta, aspettate. E è questa, sarò qui con questa qua. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente al Games Week. C'ho i capelli pietosi, come sempre. Ciao a tutti ragazzi.